Preghiera ai piedi di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mio caro Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu, ti prego sii misericordioso con me, perché chi altro può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Tu sei disceso proprio per aiutare tutte le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta di me. Caro Signore Nityananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio, ti prego, posa il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Caro marito di Sita Takurani adveta Gosai, si misericordioso con me poiché solo grazie alla tua misericordia io potrò tenere i piedi di loto di Siceitagna e di Serenityananda. Miei cari Svarupa Damodara, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Raghunata Das Goswami, Kopala Bhatta Goswami, Raghunata Bhatta Goswami, Jiva Goswami e Lokanata Prabhu, vi prego di essere tutti misericordiosi verso di me. Si misericordioso verso di me, si Sri Acharya Prabhu. Questo Narottama desidera costantemente l'associazione di Sri Ramachandra Kaviraja. OM AGYANATIMI RANDASYA GYANANJANA SALAKAYA CAKSURUN MILITAM GYANATAS MAI SRI GURAVENAMA GURAVE gorachandraya CHANDRAYA RADHIKAYA Krišna je, kršna bhaktaja, tad bhaktaja, namonama. Na moj vadanja, kršna prejma, prodajate. Krišna je, kršna čehitanja, nam ne govori divizinama. E kršna, karu na Sindhu, di na bandu, jagatpati, gopiša, gopika kanta, radakanta na mostu, tapta kanča na gorangi, radi. वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसृतिदेवि प्रणमामि हरिप्रिय भजामि रदां अरविन्दानित्रं स्मरामि रदं मधुराज्मि तस्यं वदामि रदं करुणावरद्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्ना कपि ओ राधे राधे राक्षमम् हरिप्रिये श्रीकृष्णा पियारी राक्ष मां उरसि स्वारी पाय ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया जय जय श्री चैतन्य जय नित्यनन्द जय अद्वैतचन्द्र जय jaya भक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्य जय नित्यनन्द जय अद्वैतचन्द्र जय गौर भक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्य जया नित्यनन्द जय अद्वैतचन्द्र जय गोरा भक्तवृन्द जय गोरा Bhaktavrinda. A Hare Krishna, Benvenuti, benvenuti allo studio della Sicetania Ceritambrita, Madhya Lila, capitolo 9 Sicetania visita i luoghi di pellegrinaggio. Qualcuno accettandolo come figlio, talvolta lo lega a un pesante mortaio, qualcun altro lo accetta come un intimo amico e ottenendo la vittoria su di lui, per gioco sale sulle sue spalle. E quindi, qui Cetania, nella discussione con Vienkata gli, gli mette in chiaro la posizione unica di colui che comprende che il Signore nella sua posizione più elevata non è più il Signore perché altrimenti sarebbe solo quel rasa lì eh? allora se io sono l'imperatore e tutti mi conoscono come l'imperatore. Io nel confronto di tutti gli altri avrò solo quel raso lì, capite? Non è che con uno faccio una cosa e con uno faccio un'altra. No, tutti mi vedono come l'imperatore. Ma invece, Krishna si pone eh, come l'amico, come il figlio come l'amato. E allora questo genera il vero gusto, il vero piacere nella relazione. Lui che Dio, perché non dovrebbe sperimentare questa gioia? Perché come abbiamo detto, noi dobbiamo essere molto attenti perché, credetemi, non... è una cosa che noi sappiamo, ma non sappiamo. Il, il, eh, l, cioè il vero senso della nostra vita è questo il vero scopo della vita è questo tutto il resto è un corollario a questo cioè noi possiamo avere tutto in questo mondo come i ranni Akashi può essere proprio gli imperatori del mondo ma se non c'è questo scambio non sia nulla è una vita proprio che non vale è un fico secco. Mentre invece potremmo avere anche pochissime cose, lo stretto necessario, ma relazioni profonde d'amore, quelle brindavano. Eh? Non è il, la coreografia: cioè, in realtà, la coreografia assume poi la dolcezza della personalità. Vi faccio un esempio, cioè anche un semplice contadino con la, famiglia di, 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 con la sua famiglia, se ha il cuore gentile, dolce, il suo orto, la sua, la sua campagna sarà dolce, capite? Perché questo mood, questo sentimento si, si, eh, si diffonde tutto intorno a lui. Allora noi non possiamo entrare in un ambito così con altri, altri sentimenti. Cioè non puoi entrare a Vrindavana se vuoi fare il controllore, se vuoi essere sempre quello che sa tutto. Se, se basi la tua vita solo sulla filosofia, sui principi, non puoi entrarci lì. è un altro mondo cioè anche se ci entri non ci entri infatti spesso i nostri ciali dicono non pensate che arrivate a Vrindavana con un biglietto d'aereo o di treno perché non è quello Vrindavana Vrindavana si coglie solo quando si ha questo sentimento gli abitanti di Vrajabumi conoscono Krishna come il figlio di Nanda Maharaj che è lui il re di Vrajabumi, non è Krishna e pensano che non possa esistere alcuna relazione col Signore nel raso di opulenza. Perché altrimenti sarebbe inavvicinabile, invece loro lo vogliono, e vog le, le, le goppie anziane vogliono giocare con questo bambino. Eh? Loro sperano che arrivi anche a casa loro a rubare il burro, così possono lamentarsi con madre Yashoda e vedere questo bambino che quasi quasi eh, piagnucola allora dicono no, non punirlo lui ci è molto caro capite queste cose non possono essere vissute tecnicamente in una posizione eh, di opulenza di... E, cioè, e noi molte volte ci cioè pratichiamo la vita spirituale ma ci poniamo in posizioni del genere. Quando arriverà la morte, se noi abbiamo coltivato questo senso, sarà lì. Paf! E sono il capo, sono il controllore, sono quello che sa tutto, quello che ha studiato. Tac! È lì stampigliato. E non si va a Brindavana. A volte non ce ne accorgiamo, pensiamo che invece queste cose siano importanti. Certo che sono importanti, ma non sono l'essenziale. Non sono l'essenziale. Quello che è essenziale si manifesta intorno per l'utilizzo dello scambio d'amore. Vraja lo chera <sussurra> bave, sei kara eba sei jana paia vraje, vragendra nandana che adora il Signore seguendo le orme degli abitanti di Vrajabhumi, raggiunge il Signore e ottiene di conoscerlo, così come egli è conosciuto nella trascendentale Vraja. Là egli è conosciuto come il figlio di Maraj Nanda. Quindi dobbiamo stare attenti a che impronta diamo alla nostra personalità, alla nostra vita, perché siamo noi. Non dobbiamo dare la colpa agli altri. Sì, ci sono i devoti intorno, c'è il maestro spirituale, ci sono le scritture, ma alla fine chi adora, chi adora il Signore seguendo le orme degli abitanti di Vrajabumi? Me lo fa fare un altro questa adorazione? Allora direbbe chi eh, viene guidato? No, ma chi adora? La persona. Perché il Signore desidera, ambisce, ha una relazione personale con ognuno di noi. Non c'è in mezzo niente. Quando lui si incontrava con Giatila eh, per i loro scambi, così, non è che c'era qualcuno in mezzo che diceva a Giatila cosa dire o come comportarsi. O, qualcuno in mezzo a, a, a Krishna. Krishna aveva il maestro spirituale, ma non c'entra niente, è una relazione personale. Dobbiamo stare molto attenti a queste cose, cioè, bisogna comprenderle nel giusto significato, perché questo è Vraja. Vraja è quel luogo dove tutti amano l'amore, e l'amore è Krishna in uno scambio strettamente personale. Eh? Qualcuno lo accetta come intimo amico ottenendo la vittoria su di lui e per gioco sale sulle sue spalle. Lui è il maestro spirituale originale, però salgono sulle sue spalle. Bisogna avere la giusta comprensione di queste cose, quell'evraja. Altre cose sono altre, altre cose. No. Non c'è nessuno più elevato di Krishna. Eppure gli amici lo vincono e salgono sulle sue spalle. E gli dicono: Ma chi ti credi di essere? A mio padre? Io sono un Brahman, tu sei un Vaisya. Eh, ma domanda la volta scherza con lui. Ma stai attento a non fare offese con me. Eh, perché io c'ho il bramategia e altri gli dicono guarda che mio padre è molto più mucche di tuo padre, chi ti credi di essere? Ma allora è vero o non è vero è una recita? Noi non è che dobbiamo imitare queste cose, allora sono braja, no, però dobbiamo saperle, dobbiamo conoscerle, come vi ho detto, non è che io guardo la vetta del Monte Everest e sono in grado di scalarla. No, però quella è la vetta. Questa è la vetta. La Cetanea Centritambrita ci mostra la vetta. E, con tu, e poi la canzone che cantiamo all'inizio, no? si misericordioso con me. No? Sono così piccolo così insignificante, però abbiamo, abbiamo, vediamo la vetta. La vetta bisogna vederla chiara, limpida. E qui ce la mette tutta la Sicitania per farcela vedere. E Krishna la cambierà di Goswami. Spiegazione. Gli abitanti di Vrajabhumi o Goloca Vrindavana conoscono Krishna come il figlio di Maharaja Nanda. Essi non lo accettano come Dio, la persona suprema. Non lo accettano. A volte Cristo dice alle Gopi: Io sono il padrone, qua questi fiori sono miei, cosa fate? Oppure nel passaggio ad Angat, no? e dice: Qui se passate dovete pass pagare un, un dana, un, un dazio. E loro dicono: sta, Non fare il birbantello perché altrimenti andiamo da tuo padre, che è lui il re, non sei tu. E non lo accettano. Però tutti gli, lo amano: perché lo amano? perché lui è veramente una persona, non è un'invenzione, non è stereotipato da qualcosa. Lui è la causa di tutte le cause, ma si manifesta come semplice, il semplice figlio di Nandamara. In questo piccolo bambino c'è tutto, eh? ma lui si pone come il servitore di tutti, il più amato. Dobbiamo riflettere in queste cose, no. perché così piano piano sviluppiamo il sentimento per avvicinarlo, altrimenti chi avviciniamo? Krishna è la suprema personalità di Dio, sapete cosa significa? Che lui ha infinite personalità, quale personalità avviciniamo di Dio? Qui avviene Katabata e dice va bene, tu Narayana, Lakshmi Narayana, quella è la personalità, lui lo sa che Krishna è più dolce, però la sua mente è fissa lì adesso, Lakshmi Narayana. Quindi va benissimo. È un devoto, è un Vaishnava, uno che adora l'Akshmi Narayana. Ma dobbiamo sondare il nostro cuore: che cosa desideriamo ottenere? Desideriamo questa dolcezza o un altro tipo di dolcezza? Ognuno invece lo conosce come amico, figlio, amante, padrone. In ogni caso, il centro è Krishna. Gli abitanti di Vrajabhumi sono legati a Krishna nella relazione di servizio, amicizia, amore paterno-coniugale. Una persona impegnata nel servizio devozionale può accettare una di queste relazioni trascendentali che sono caratterizzate eh, dalla dolcezza. Se il nostro cuore non diventa dolce, non si può andare a Vrindavana. Non si può. Noi possiamo conoscere, sapere, eh, eh, fare cose incredibili che strabigliano gli occhi di tutti, ma non andiamo a Vrindavana. Perché la dolcezza è la base, è, 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 è l'emulsione su quale poggia Vrindavana. Lì c'è solo dolcezza. Anzi, a Isvaria, che è l'opulenza, l'opulenza che c'è a Vrindavana, non c'è da nessun'altra parte, ma è, è immersa nella dolcezza, capite? Perché la dolcezza è la vera opulenza. Dove c'è opulenza, ma non c'è dolcezza, manca qualcosa. Eh, quindi i nostri acarya ce lo spiegano: in realtà la più grande opulenza è a Vrindavana. Altrimenti Dio nella sua posizione più alta perché andrebbe a Vrindavana? Pensate che lui sia un masochista che voglia semplicemente solo dare un insegnamento? In realtà il suo piacere è l'insegnamento. Eh, non dobbiamo mai confondere, lui non ha bisogno di insegnare niente perché lui è, è, è la base di tutto. E quindi mentre lui gioisce, eh, Battimino Attaconi in una canzone bellissima dice, sa che ho visto oggi? Eh? Kadamba Canani in una piccola foresta di Kadamba. Rino sa chi ha. Ho, ho visto il Signore, che lui era Zaraj, circondato dalle sue gopi che... Godeva di una gioia illimitata, in una dolcezza illimitata. Quindi questo è il primo compito, il questa è la funzione primaria. Perché Lui è l'amore, l'amore è gioia, quindi Lui è l'origine della gioia, della felicità. Quindi il primo compito del Signore è godere, perché questo godimento è la nostra felicità. Non è separato, il suo godimento è la nostra felicità. Se noi cerchiamo la felicità, questa felicità è il suo godimento. Non separiamola mai, non pensiamo che è il nostro godimento perché quella non è felicità. Quindi pensate, noi potremmo pensare che questo è, è egoistico da parte del Signore. Eh, questa è, è l'ignoranza di certe personalità. Di, di, di certi religiosi che non capiscono questo principio, che il godimento del Signore è la nostra felicità, perché è da lì, è, quella è l'origine. Quindi, lui godendo li avrendavano, quello è il primo compito. No? E mentre lo fa, indica a noi la strada, ma quello è secondario. Il primario è quello, perché altrimenti cosa insegnerebbe a noi? A fare cosa, quindi lui stesso è la realtà, mentre agisce ci fa vedere che cos'è la realtà. Quindi questo è il senso. Noi, no, noi non siamo ambientalisti, non, non siamo per il sociale. Queste sono tutte manifestazioni secondarie del principio della relazione d'amore se uno si perde in queste cose ancora non ha colto e non può entrare in Vrindavana se vuoi entrare in Vrindavana devi avere questa visione di questa bellissima canzone di Bhaktivinod Thakur pensate in poche parole ci ha definito è, un, è una canzone meravigliosa dice che quando cresce nelle gopi Svolgono questi divertimenti eh? un'onda di prakriti sundari si manifesta e travolge tutto. Quella è la dolcezza, quella è la nostra felicità. E lui vedendolo dice: Io eh? adesso eh, abbandono la mia eh, posizione sociale. E voglio entrare anch'io nella foresta, nella foresta di Vrindavana. Perché lui si identifica come una copia. Eh? E voglio svolgere questi... Tiagi Kula Laja, Baja Vraja Raja. Tiagi Kula Laja. Io abbandono la mia posizione, il Kula. E la, il Kula significa la mia posizione sociale, la mia famiglia, la mia, la mia identificazione, non la famiglia in senso abbandono, abbandono la mia identificazione, tutto ciò che ho. Perché se mi porto dietro ciò che ho non posso entrare a Brindavana. A Brindavana entra solo chi ha tutto focalizzato nella, nello scambio d'amore. Se pensi di avere anche qualcosa con te, non, non, non sei in grado di fare quello. Le gopi non hanno niente, non hanno figli, non hanno marito, non hanno genitori. Ce li hanno ma non ce li hanno. Quando sentono il, su il suono del flauto di Krishna, loro vanno. E Krishna scherza e li mette alla prova e gli dice ma che state a fare? State contro i principi della religione. Tornate a casa, andate dai vostri mariti, andate ad allattare i vostri bambini. E loro che gli dicono: "Ma come? Prima ci chiami con il flauto e adesso ci mandi via?" Quindi dobbiamo dobbiamo profondamente, ve l'ho detto, la vetta è alta non si sa quando la raggiungeremo, ma dobbiamo focalizzarla, dobbiamo vederla. Questa è la religione. Eh, Sarva dharma, que per cosa? Saranambraja, solo abbandonati solo a me nel sentimento di Vraja. E eh, questo è l'insegnamento. Nayam sukapo bhagavan dehinam gopika sutta. Yani nam chatma Bhutanam, yata bhakti ma, ma tam ia. Cittaniamaprabhu allora citò Dio, la persona suprema Krishna, il figlio di madre Sode è accessibile per quei devoti, quindi ci sono varie categorie di devoti, che sono impegnati nel servizio d'amore spontaneo, ma non è facilmente accessibile agli speculatori mentali, a coloro che con rigida austerità, che noi apprezziamo così tanto. Ah, quello deve essere proprio il più grande dei santi, che con rigide austerità e penitenze lottano per riuscire a realizzarsi spiritualmente. Questi hanno grandi difficoltà. O a coloro che considerano il corpo il loro vero sé, l'opposto. Eh? Sì a coloro che fanno grande austerità o quelli non le fanno, perché l'austerità più grande è proprio vedere questo, che non è più un'austerità. Ma noi siamo fatti per l'austerità, ma dove è scritto? Allora se brindavane dolcezza, ma quale austerità? L'austerità è capire questo, eh? perché siamo testoni capire che noi siamo parti, siamo fatti per questa dolcezza. Bhakti eh? Raksaka Siddhar dice questa, questa dolcezza, no? cioè, entrare in questa dolcezza, più dolce del dolce. Eh? Di nuovo, Dio la persona suprema Krishna, il figlio di Madri Ashodi, è accessibile per quei devoti che sono impegnati nel servizio d'amore spontaneo. Non più dovere, non per paura di andare all'inferno, non perché così sarò felice, spontaneo. Ma non è facilmente accessibile agli speculatori mentali, a coloro che con rigida austerità e penitenze lottano per riuscire a realizzarsi spiritualmente o a coloro che considerano il corpo il vero sé Simad Bhagavatam 19 Sruti, Gana, Gopi, Ganera, Anugata, Ana Vrajesvari Suta, Baje, Gopi, Bhavalana. le autorità delle opere vediche note come Sruti, Gana adorarono Sri Krishna nell'est di delle Gopi e seguirono le loro orme ecco perché sono potuti entrare Avrajabhumi, eh? gli sruti Gana, le opere vediche personificate, adorarono Sikrishna nell'estasi delle gopi. Questo è il gopi bhava, se noi non entriamo nel sentimento delle gopi, a Vrindavana non si può entrare. Delle gopi o degli amici o dei pastorelli, dei, 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 dei parenti, eh, in uno dei, dei, dei quattro principali che sono servizio. A Vrindavana ci sono servitori come Raktaka, Paktraka e altri, ci sono amici come Subala, Sridama, Madhumangala, ci sono genitori e i gopi anziani come Yashoda, Nanda, e la Nutrice, Giatila, Kutila, e poi dopo ci sono gli amanti, eh? le gopi, e gli assistenti, di simati radarani, le mangiare eh, quello è, è ancora più profondo e piano piano ci arriveremo perché se c'è Tania, ancora più per dare il Goppi bava è, è, è venuto per darci il mangiare bava, che è qualcosa che è, è la dolcezza illimitata. Comunque, in una di queste quattro, se si vuole andare a Vrindavana, ma non basta essere servitori, o, o, ma di entrare in questo sentimento, in questa dolcezza, infatti lo dice. È accessibile per quei devoti. Quindi anche gli altri sono devoti, non è che non sono devoti. Bienkata è un devoto. Ma come sta vivendo adesso lui non può entrare a Vrindavana. Uddhava stesso. Ha avuto il permesso di entrare a Vrindavana da Krishna, ma altrimenti non poteva entrare a Vrindavana. Infatti, quando lui entra all'inizio, non è a Vrindavana, anche se è a Vrindavana, non vede Vrindavana. Dopo, grazie all'incontro con, con Nanda Yashoda e le Gopi, incomincia a vedere Vrindavana. Quindi, Vrindavana non è accessibile solo perché andiamo là fisicamente. Allora incomincia a vedere Vrindavana. Eh? E ogni tanto l'Ila Shakti Yoga Maya gli permette di vedere anche, perché Krishna abitava con lui a Dvaraka, ma poi lo vede lì. Allora eh, gli è permesso di vedere eh, non solo i Prakrita i divertimenti manifestati, ma anche gli apracrita. E si rende conto che in realtà il suo amico è sempre lì. Eh? A Dvaraka c'è Dvarakadish, che è un'altra forma di Dio. Ve l'ho spiegato, non è difficile da comprendere. Allora, Dio è illimitato, quindi un uomo in questo mondo, per esempio, se è un grande manager, se è nei suoi uffici, non può essere anche a casa sua. Krishna non ha questo problema. No? Allora come manager, o come, eh, non so, re e advaraka, ma nella forma più dolce, più amorevole, del figlio di Nandamara, lui è sempre a Vrindavana, ma negli Aprakrita. Per il Lila no, i, i, si manifesta si rende accessibile o meno secondo le, 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 il suo desiderio. Le autorità nella lettura vedica, spiega Krishna, note come srutigana, desideravano entrare nella danza rasa di Sri Krishna, perciò cominciarono ad adorare il Signore nell'estasi delle gopi. Ma come si fa ad adorare il Signore nell'estasi delle gopi? Si seguono i loro, le, le, i loro sentimenti. Cosa succede se si seguono i sentimenti? Per esempio, se tu dimmi con chi stai, ti dirò chi sei. Eh? Viene fatto l'esempio, a volte succede che eh, io l'ho sperimentato di persona perché mia madre, io sono il settimo di sette, di sette figli, no? E mia madre all'epoca era molto impegnata perché aveva tutta questa famiglia, tante cose da fare, c'erano le mucche, no? Allora io da bambino stavo più che altro con mia sorella Lina, che era la mia sorella più grande. In realtà per me non era diversa da mia madre, no? Cioè cosa significa che la bambina aiutando sua madre no? può sviluppare un attaccamento per, per il, il, il mettiamo che vabbè dire la figlia mettiamo che una bambina aiuti una mamma che ha un piccolo bambino no? ah, per, per per allevarlo no? e lei svilupperà un attaccamento grande tanto quanto la madre perché? Anche questo fatto. Quando questa mia sorella poi si è sposata, Lalina, ha avuto un bambino, lei purtroppo non godeva di grande salute e io ero così affezionato a lei perché, come vi ho detto, mi ha fatto quasi da seconda madre. Mia madre era sempre nella stalla a lavorare, allora lei mi accudiva e io non riuscivo per molto tempo a stare senza di lei. Allora prendevo la bicicletta e andavo a trovarla. E quando ha avuto il primo il figlio, eh, Daniele, e, e lei era molto stanca, no? di notte molte volte mi alzavo io a preparare il biberon e glielo davo. No? Capite? E quindi si è sviluppata una relazione, io proprio me lo ricordo, no? questa relazione con mio nipote. No? capite? Perché è uno scambio. E questo significa entrare nel sentimento dell'ego. Cominciarono ad adorare il Signore nell'estasi delle gobbe, no? seguendo il loro sentimento, come si pongono nei confronti di Cristo. L'anima è qualcosa di meraviglioso. No? Allora, se è possibile in una manifestazione esterna, materiale, così, acquisire questo affetto e sentire il proprio nipote come eh, che è dipendente da te eh? e stavamo sempre insieme da bambini no? quando lui era bambino era sempre con me no? allora se è possibile qualcosa del genere pensate che non è possibile ma deve essere spontaneo questo non basato sulle ah, faccio così per ottenere questo dei calcoli no perché questo è il professionismo è un attore no? quindi All'inizio tuttavia non ebbero successo quando videro che non potevano entrare nella danza rasa soltanto pensando a Krishna nell'essere delle gopi. Assunsero corpi come quelli delle gopi, vale a dire dovettero nascere da gopi anziani a Vrindavana. Sapete cosa significa questo? Che noi adesso. È molto difficile comprendere pienamente. Non siamo meglio, più intelligenti degli srutigana, Ghana. No? Ma questo desiderio, sono certamente desideri che si hanno al momento della morte, ha permesso a loro di nascere nel grembo di Gopi a Vrindavan. E allora sono diventate delle Gopine che hanno avuto una relazione. Quindi, Assunsero corpi come quelle delle gopi come gopi nacquero bragiabumi e si immersero così nell'estasi dell'amore che le caratterizzava. In questo modo fu loro concesso di entrare nel rasalira del Signore. No? Il miracolo è la vita stessa. Eh? Non dobbiamo pensare che là uh, avvengono i miracoli. Ci sono anche quelli, ma il Signore è personale, molto personale. Non è che all'improvviso eh, crea una gopi davanti a lui per avere. è una persona, no? Quindi loro dovettero rinascere come gopi, dal grembo di una gopi, perché non era sufficiente il semplice pensare, no? Se si ha un corpo diverso, se si ha una funzione diversa, no? È molto difficile, c'è sempre una congruenza, no? E, e, e invece, invece così avrebbero Gopi De, Avraje, Yabe Paila, sei De Krishna, Rada, Kaila. Le autorità personificate degli indivedici acquisirono corpi come quelle delle Gopi e nacquero a Varajabumi. In questi corpi fu loro concesso di entrare nella danza rasa del Signore. Gopa jati Krishna gopi, tanahara, deviva anya sri, stri Krishna na kare kara. Sri Krishna appartiene alla comunità dei pastori, Sri Krishna appartiene alla comunità. Lui l'ha deciso. E le gopi sono le più care amanti di Krishna. Benché nel mondo materiale le mogli dei cittadini dei pianeti celesti siano le più opulente nemmeno loro possono ottenere la compagnia di Krishna. Che dire delle altre donne dell'universo? Ecco, eh, qui Saitanya sta mettendo un po' in crisi via in Katabhata. Eh, prima ha fatto amicizia, hanno giocato, riso insieme, hanno fatto tante cose insieme eh, e con amore adesso lui gli espone non è che lo forza, eh? gli espone la, la verità come lui la percepisce, com'è il suo sentimento. Lakshmi, Chahe, Sei, De, Krishna, Sangama, Gopika, Anuga, Ana, Nakai, Labhajana. La Dea della Fortuna Lakshmi voleva godere di Krishna e simultaneamente mantenere il suo corpo spirituale nella forma di Lakshmi. Tuttavia Lakshmi non seguì le orme delle gopi nell'adorare Krishna, non ci riusciva. Lei lo desiderava con tutto se stesso, se stesso. con se stessa. Eh? Ma voleva, ve l'ho detto, basta avere una cosina piccolina. Se c'è quella cosina lì non si entra a Vrajabhumi. Vrajabhumi è quella, è quella realtà dove il il piacere di Krishna, che a chi la rasambrita è la nostra felicità. Vale a dire, è un'immersione totale in Lui, in loro, in Radhe Krishna. Eh. Sì. Anche perché è facile lasciare qualcosa che è in Tamas. Eh, certo. eh, o il rajas o comunque qualcosa che ci limita e che ci dà ostacolo, no? ci fa da ostacolo invece è difficilissimo lasciare le certo. grandi qualità spirituali anche quel, come ma... la, la ricchezza, l'opulenza eh, eccetera certe manifestazioni sono molto difficili da lasciare pensate l'akshmi eh? la dea suprema lei che massaggia costantemente i piedi di lotta di Narayana non gli era permesso di entrare a Bragiavumi. Eh, io mi ricordo in una storiella, Krishna gli aveva detto vuoi? E allora devi fare come le gopi. devi impastare lo sterco delle mucche con la paglia per fare eh, quelle sono specie di ciambelle, frittelle, che, che poi sono il combustibile per cucinare, no? è detto che il cibo cucinato da, 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 questo, da questo tipo di fuoco, perché ogni, 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 ogni cosa ha un'energia diversa, no? è la, è la, è la the best, la seconda è la legna, terzo il gas e la quarta è l'elettricità o altre fonti chimiche. Eh, e lei non ci riuscì, non ci riuscì, dopo sporco il mio bel sale, mi devo piegare a gattoni, nelle mani no? lo sterco della mucca con la paglia non ce la fece cioè se uno lo fa solo per dovere a volte ma se lo fa per amore cambia tutto e quello è l'abbandono cioè come possiamo vedere percepire una certa difficoltà in questo per esempio per me a volte io non riesco a capire come può fare, non so, tipo madre Teresa di Calcutta, ma anche una semplice infermiera, no? Cioè io avrei una difficoltà enorme a fare certe cose per gli ammalati, soprattutto anziani, perché, perché siamo limitati in questo mondo, no? Ma perché invece io mi ricordo mia madre, per me ha fatto tutto, no? Cioè ci hanno puli pulito il sederino per chissà quanto, e loro lo, lo sentono anche... Dicono profumata anche se proprio la, la popò dei bambini ha un, un odore tremendo, no? Dito, perché c'è l'amore? C'è l'amore, è, è il segreto di tutto, si può superare tutto, tutto può diventare di una dolcezza incredibile. No. Lakshmi non ci riuscì. Anni dehi. Na paye rasa filas, ataheva, niam masloka, kai veda vias. Viasadeva, la suprema autorità nella lettura del Vedica, compose un verso che ha inizio con l'espressione nayam su capo bhagavan, perché nessuno può entrare nella danza rasalila del Signore con un corpo che sia differente da quello delle gopi. Nessuno. Lì è il massimo scambio. Ogni Gopi vede Krishna con lui, che danza. Con lei, Ari. Con lei. Con e lei. lo scambio più profondo. E quindi ci vuole la concezione più profonda della realtà. Perché le gopi sono anche genitori, le gopi sono anche amiche, le gopi sono anche servitori, servitrici, servitrici. quindi ci hanno tutto. Mentre se prendi un servitore, non è detto che sia un amico, non è detto che sia un parente, non è detto che, assolutamente che sia un amante. Ma un amante... E come può fare benissimo la parte anche del genitore, si può prendere cura dell'amato, <coughs> può essere amica dell'amato, può essere servitrice dell'amato. Ecco perché eh, Gopi Bhava è il più elevato sentimento. Questo verso è conforme al verso della Bhagavad Gita. Yanti deva vratadevam pitrin yanti pitrim vratah bhutani yanti bhutajah yanti mat yagya no ecco. pimam Coloro che adorano gli esseri celesti nasceranno con gli esseri celesti. Coloro che adorano gli spetti e altri spiriti nasceranno come tali. Coloro che adorano gli antenati nasceranno tra gli antenati. E coloro che adorano me Vivranno con me soltanto quando si recupera il proprio originale corpo spirituale si può entrare nel regno spirituale. Per quanto si riferisce al divertimento della rasalila del Signore, è vano tentare di imitare la danza rasa del Signore nel mondo materiale. Si deve ottenere un corpo spirituale, come le gopi, per entrare nei divertimenti della rasalila. Nei versi Nayam. Su poi i devoti sono definiti bhakti mat per significare che sono completamente impegnati nel servizio devozionale e sono esenti dalla contaminazione materiale. Imitando artificialmente la danza rasa di Krishna o pensando artificialmente di essere Krishna o vestirsi come un asaki, non è possibile entrare nella rasa lila. La danza rasa... La rasa lila di Krishna è completamente spirituale, non ha niente a che vedere con la contaminazione materiale. Perciò nessuno può entrare nei divertimenti servendosi di mezzi materiali. Questa è l'istruzione contenuta in questo verso. Leggiamo gli ultimi: Purve Srinarayana, Ayena, Prima che Sicitanya Mahaprabhu desse questa spiegazione. Vienkata Bhakta pensava che Narayana fosse la persona suprema, ma lì scoprì eh, che non è Krishna che si manifesta da Narayana, ma esattamente l'opposto, che è Narayana che si manifesta da Krishna. Brahma stesso, quando vedeva questo bambinello lì che giocava sporco con le mucchette, diceva, ma questo non può essere il, la mia origine. Non può. Cioè, proviamo a, a, a vedere, perché è importante cogliere questi aspetti. Allora, c'è Brahma. No? Adesso immaginatevi, non so, in questo mondo, chi possiamo... Adesso uno, una personalità che sta diventando molto famosa è quella di Tesla, no? Adesso non so il suo nome... Che, vabbè, eh, sì, però anche a livello proprio così di organizzazione, no? Allora, Brahma, capite? Lui che ha, ha, ha intorno grandi. Eh, lui è a capo di tutti: Deva, Indra, Varuna, vai, il sole, questo, quell'altro, no? E, e, e dice: Ma come fa questo bambinello qui? No? Che si attacca alla coda dei vitelli, si fa trascinare con suo fratellino in mezzo. Uh, dove fanno la i, i vitelli così e, e si diverte così e, e, che, e mangia il ladro e si sporca tutto essere il, il, la mia origine il mio signore non ce la fa e sapete tutti che ha, ha messo alla prova Krishna no? ha rubato tutti prima tutti i, i vitelli poi i pastorelli l'ha messo in una caverna ma quando è tornato ha visto che c'erano tutti i pastorelli e i vitelli. Cioè Krishna si era, aveva assunto una forma di tutti, con le stesse caratteristiche, le stesse qualità. Però i loro genitori, e questo è andato avanti per un anno, quando li avevano vicini, si erano affezionati ancora di più. E le mucche erano in estasi quando sentivano il vitellino che succhiava. Le loro mammelle e anche le, le gopi e i pastori e dei loro bambini avevano un affetto perché era Krishna stesso e allora Brahma capì. No. C'è cioè lui ha deciso così: ha deciso così. Se Krishna appartiene alla comunità dei pastori, qui non usa l'attore. No, appartiene alla comunità dei pastori, lui l'ha deciso. Quindi anche Brahma lo deve accettare. Non è una classificazione materiale, questa è una classificazione dell'ila, del piacere di Cristo Supremo. Quindi Biancatabhata, anche lui, vedeva Narayana nella sua opulenza è il Signore dei mondi, il Signore stesso di Brahma, dal suo ombelico è apparso Brahma, che è a capo di tutti gli esseri celesti. Come fa? Questo pastorello è molto attraente, Krishna Vrindavan è molto attraente, è dolcissimo, ma lui pensava che era, era originato da Narayana. Come tanti in India pensano che Krishna sia il, il decimo avatara sia l'avatara di Vishnu, il Narayana. Invece è esattamente l'opposto. Tanara bhajana sarvopari Kakshahaya. si vaishnava bha era bhajana e sarvopari haya. Sostenuto da tale convinzione, Vienkata Bhakta credeva che l'adorazione di Narayana fosse la suprema forma di adorazione, superiore a tutti gli altri metodi di servizio devozionale, perché tale metodo era seguito dai discepoli di Sri, Sri Vaisnava di Ramanujacharya. Allora qui si, ap si apre un, un punto importantissimo, ma come facciamo noi, come faccio io povera animella a capire qual è? Eh? L'abbiamo letto già due o tre volte in, in questo libro, come la storia di, di Copinata e anche poche pagine fa, e questo sorge nel cuore. Eh? Gopakumar non si fermò fin tanto che non trovò ciò che il suo cuore ambiva. No? Quando lo trovi, lo sai. Finché non lo trovi, lo sai che non l'hai trovato. E questo do dobbiamo avere fiducia nel fatto che noi siamo tutti figli di Dio, che il Signore è infinitamente misericordioso, perché non c'è. Noi siamo così piccoli, limitati, come potremmo discriminare Narayana, Krishna, Vishnu, Shiva, Brahma? E quindi è proprio qualcosa, stando vicino agli innamorati di Dio, si, si, eh, si purifica sempre di più questa, questo desiderio di ottenere ciò che eh, desideri. Il tuo desiderio più grande. E finché non l'hai trovato non ti puoi fermare. Vienkatabhata pensava di aver trovato. Eh? Mi viene in mente un altro, un altro grande devoto, Tapanamistra, uguale a lui. Eh? Tapanamistra cantava il santo nome e chiedeva che cosa, cosa eh, insomma, sentiva che c'era qualcosa che non... E poi incontrò il Signore e lui lo istruì per. Eh, ho messo tante volte questo post perché è molto bello. La storia di Tapanamissa. Eh, il Signor Cetania lo, lo portò a incontrare ciò che lui desiderava, perché sentiva, nonostante che era un grandissimo devoto, avesse l'associazione dei devoti. Eh, come Advaitacharya all'inizio, quando li si incontravano a Navadi, ma eh, finché non arrivò Nityananda T'an loro eh, vedevano questo bambino, eh, quando, quando Sacimata mandava il piccolo Nimai a, a chiamare Visvarupa, che era a casa, sempre da Adveetacharya, e, e Sacimata si era un po' infiammata. perché dice: Adesso questo mi porta via mio figlio mi sbaruppe era incredibile era di una bellezza stupefacente no? ma Sacimata stava vedendo che Adveta Caglia glielo stava portando via eh? allora eh, mandava a chiamare eh, mandava Nimai ha detto vai a chiamare tuo fratello e quando i devoti che allora erano come i cristiani nelle catacombe perché avevano vita dura lì a, a Navadvi Avevano, erano, erano molto osteggiati, sia dai brahmana che anche dal chankasi. Vedevano sto bambino? Restavano impressionati. È detto che Advaita una volta pensò proprio, questo è. Ma poi Yoga Maya gli fece dimenticare tutto. Fino a quando non l'hai trovato, non ti puoi fermare. E quando Cetania poi si manifestò, eh, si poneva come ser servitore di Adveta, e quindi Adveta non poteva trovare quello che desiderava, perché lui voleva, voleva trovare il suo Signore, non essere lui il Signore. E allora ne combinò di tutti i colori per far sì che Cetania lo accettasse come servitore. Lui di di diffuse una filosofia falsa, no? Adveta Vada e, e Cetania lo punì duramente, eh? lo prese proprio a botte e, e, e più lo faceva e più Adveta Rineste ah finalmente mi ha accettato eh? perché vi ho detto il segreto sta lì fino a quando noi non siamo accettati come servitori d'amore no? non ci può essere la comprensione che la gioia del Signore è la nostra gioia. Se noi siamo i superiori di Krishna, come è possibile? È impossibile, no? In realtà anche il superiore si sente poi avvolto, conquistato dall'amore. Per esempio Madre Asoda prende una, 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 un bastoncino e vuole punire Krishna, ma mentre lo fa lei è conquistata dall'amore di Caitanya. Quella è una cosa diversa, quella è un lila però è fondamentale questo principio va bene ci fermiamo qui c'è molto da meditare durante il giorno proviamo a richiamare questo, questo è entrare nel sentimento delle gopi non pensate che sarà un automatismo che sarà una magia e qualche d'uno un giorno vi benedirà e voi assumete perché non è così eh? mi dispiace deludervi deludere anche me stesso se crediamo a questo ma non è così noi con l'aiuto, seguendo l'esempio, ma dobbiamo farlo noi. Dobbiamo riuscire come Adveta è riuscito e lui ce l'ha messa tutta. Lui non voleva essere visto come l'autorità di Cetania, più anziano. Lui voleva essere il servitore. Eh? Anche per questa ragione Nityananda... Nityananda rompe il bastone, il, tri, il danda di Chaitanya. Eh? A volte lui è il fratello maggiore, no? ma invece Nityananda vuole sentirsi il Dio servitore. Lui non è diverso da Chaitanya, ma Chaitanya è, 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 la, è la, la, la vetta più elevata. No? Dai, buona giornata a tutti. Sono le nove. Grazie per la vostra preziosissima associazione. A domani per continuare questa meravigliosa lettura. Rade, rade!